Diciamo che ci hanno tolto qualcosa, perché se magari quel gol fosse stato annullato, non so la partita come sarebbe finita. Noi ovviamente dobbiamo guardare avanti, ormai la partita è passata, dobbiamo guardare subito a riprenderci quello che abbiamo lasciato sabato. Era un campo difficile, Brescia, ma per come avevamo giocato, il primo tempo soprattutto, magari potevamo portare a casa i 3 punti. Però è andata così. Ritrovo tanti dei miei ex compagni, è un'ottima squadra formata da tanti giovani di qualità e quindi dopo un inizio difficile, diciamo, si sono un po' assestati, si stanno riprendendo bene e penso sia una squadra difficile da affrontare, soprattutto in questo momento. Noi siamo pronti e li aspettiamo, ovviamente a noi ci serve solo la vittoria. Non possiamo far sconti a nessuno. No, io sto bene, almeno mi sento bene. Ovviamente non è facile giocare una volta ogni 3-4 partite così, ma cerco di sempre di farmi trovare pronto, come penso di esserlo stato quando sono stato chiamato in causa. Speriamo anche sabato di presentarmi bene e di aiutare comunque i compagni a portare via i 3 punti. Ma sicuramente a dicembre ci sono molti impegni, quindi sarà un mese fondamentale. Però sappiamo la B è lunghissima, quindi non sono neanche a metà del cammino e dobbiamo cercare di prendere più punti possibili per poi arrivare alla sosta comunque sereni e tranquilli e poter lavorare in maniera tranquilla. Quindi ovviamente abbiamo la squadra attrezzata per poter portare via 3 punti da tutte le parti e quindi siamo tranquilli.